Stiamo vivendo veramente delle belle emozioni, perché andare nelle scuole, lasciare il nostro messaggio e soprattutto ascoltare loro ci lascia un segnale importante. Io oggi voglio ringraziare tutti questi alunni e le loro insegnanti che sono qua, ma voglio ringraziare i dirigenti scolastici che in questi anni ci hanno dato la possibilità di entrare nelle scuole e soprattutto a tutti gli alunni che sono stati pazienti ad ascoltarci, ma dopo un po' siamo stati noi quelli pazienti ad ascoltare voi, perché vi siete liberati e ai nostri atleti, ai nostri professionisti avete raccontato le vostre cose. Voglio ringraziare Spinelli, la dottoressa Spinelli, perché mi sono veramente emozionato, vedo presente anche giù io alla mensa quel giorno della festa della mamma, quella manifestazione, ma quando parla di questo evento, della Lucky Friends, si emoziona tantissimo, ma è là tocca anche a me, perché è un qualcosa che ho sposato 3 anni fa e non riesco a liberarmi, perché ho capito cosa vuol dire stare accanto a quei ragazzi che hanno bisogno veramente di noi. Sono ragazzi che vi danno il massimo e credo che le mamme hanno bisogno di coraggio, perché ci vuole tanta forza e loro ce l'hanno. Hanno creato un'associazione che non fa per loro, non guardano i soldi sui conti non li vogliono proprio vedere. Chiedono un aiuto, ma quando chiedono un aiuto di quello che gli può servire, nel senso serve una rete, un qualcosa, loro chiedono solo di avere quell'oggetto, tra virgolette, per far giocare i ragazzini. Non vogliono soldi, non accettano soldi da nessuno, e questo è un segno importante. Come ho detto e lo ricordo sempre, 3 anni fa io ho capito cosa voleva dire un sorriso di quei bambini. Non ve lo racconto, perché lo dico sempre, ogni volta che mi viene di parlare con qualcuno racconto sempre questa cosa importante, però è un segnale che mi ha lasciato Domenico, che non riuscivo a capire il motivo, perché mi diceva no, facci venire su, ma ho capito la cosa bella è il sorriso di quei due giorni che i bambini hanno sulla faccia, sul viso, divertirsi, passare 2 giorni diversi, essere scortati alla polizia con il pullman, grazie alla dottor Bentini che mi dà sempre un aiuto su questo, è importante. Quello che facciamo noi non è stata, come ho detto, una cosa di un anno, lo continueremo a fare, lo faremo anche per il 4º anno consecutivo. E visto che qua c'è il dottor Tatangelo, credo che a questo punto bisogna mettere sulla maglia anche Accendiamo il Rispetto, quindi lo facciamo. Ah. Perché qua non è una pubblicità sportiva, ma stiamo facendo un qualcosa nel sociale che secondo me è importantissimo. Mi vengono i brividi a parlarne, mi dispiace dirlo. E poi alla fine voglio ringraziare questo parterre, che è veramente importante avere queste persone dello Stato qui seduti e dare il loro segnale, un qualcosa di suo è importante. Quindi credo che oggi la chiusura del 3º anno, siamo qui davanti a voi, siete tantissimi e vi ringrazio di essere presenti. Ringrazio i giornalisti, perché anche a loro credo che bisogna dare il merito, perché parlarne sui giornali, sui web, è un qualcosa di importante, quello che sta facendo questa società insieme alla V, con il dottor Tatangelo, che ringrazio tantissimo. Niente, io chiudo ringraziando tutti, augurandovi buona estate, lasciate stare i libri perché la scuola è finita.